Infatti sono tantissime, cerco di selezionare. Diciamo che pensare che le critiche svolte dai costituzionalisti siano critiche ideologiche significa non avere né letto né ascoltato i costituzionalisti, perché ci sono state Permettimi, una tale quantità di critiche puntuali. Scusi, Specchia, sta parlando solo lei, abbia pazienza, cortesemente, è la seconda volta che interrompe, grazie. Allora, io volevo solo dire, per quanto riguarda i poteri del Presidente della Repubblica, come è stato già detto, ne sono stati aboliti diversi: nomina dei senatori a vita, scioglimento di una sola Camera, individuazione del Premier, soluzione delle crisi. Voglio dire, è evidente, ci sono le norme, questo è atti Senato, voglio dire, quindi non si può dire che non è vero che siano stati modificati i poteri del Presidente della Repubblica. Ma per rispondere a tutto il resto, faccio un esempio che penso possa essere molto chiaro. Nelle democrazie liberali, in nessuna democrazia liberale, esistono parlamenti che non siano eletti direttamente dai cittadini. Non esiste l'idea di un'assemblea rappresentativa che non sia frutto del voto degli elettori. Noi avremmo Camera e Senato in cui la maggioranza sarebbe determinata dal voto per un altro organo costituzionale. Quindi la maggioranza non deriverebbe più dal voto per le Camere. E questo è singolare, ci porterebbe al di fuori delle democrazie liberali. Noi abbiamo le esperienze di Polonia e Ungheria nell'ambito dell'Unione Europea, la crisi che c'è stata. Adesso non apro questo versante, dico un'altra cosa. Vi faccio un esempio di quanto è, diciamo, irrazionale la costruzione che si fa della blindatura della forma di governo. Immaginiamo che una lista di minoranza presenti come candidato premier un personaggio molto popolare, un calciatore, io ho immaginato, oppure un influencer. Allora, questo Gli influencer non vanno tanto bene, però è facciamo meglio il calciatore. calciatore, Totti, candidato premier. Ora, immaginiamo È che un buon risultato nome. potrebbe avere, un risultato eccezionale, avrebbe sicuramente la prevalenza su altri candidati, magari. Immaginiamo queste. Cosa porterebbe questo? Che la lista minoritaria che si collegasse a questo candidato premier otterrebbe la maggioranza dei seggi a Camera e Senato, dentro Camera e Senato. Quindi il premier trascinerebbe con sé a parità di forze politiche. Quindi non facciamo più i sondaggi sui partiti, li facciamo solo sul candidato Premier, che tanto è Ma la non stessa è, non cosa. è. Vabbè, niente, È entriamo in un dettaglio, non esattamente è così, esattamente perché così, lei ma no. avrà letto, Specchia, che il testo dice che il premio viene attribuito alla lista che si, o Non alla c'è lista ancora o alle perché liste che si collegano al è la candidato bozza. premier che risulta vincente. Non è Le in dico testa, lei sa un'ultima che non è in cosa. testa. Un attimo, Le dico un'ultima cosa. Francesco, un secondo solo. Allora, un altro aspetto che è stato sottovalutato è che nel testo ci si è dimenticati degli italiani all'estero, che sono circa 5 milioni. Ora, gli italiani all'estero oggi votano per Camera e Senato, ma il loro voto è pesato perché la circoscrizione estero elegge solo un numero ridotto di Certo, senatori e certo. deputati. Un domani, eleggendo direttamente il Premier, questo voto non potrebbe più essere pesato perché non ci sarebbe la giustificazione derivante dal ritaglio delle circoscrizioni. Noi possiamo pesare i voti per le Camere, come avviene nei collegi, no? Abbiamo i vari collegi nel territorio che eleggono un numero di senatori e deputati. Quando si elegge una carica monocratica, ogni voto di ogni cittadino vale come gli altri, perché il voto, secondo la Uno vale uno, Costituzione, l'abbiamo uno vale. sentita questa. Allora, cosa succederebbe? Che dagli italiani all'estero potrebbe derivare l'elezione del Premier e anche della maggioranza, del premio di maggioranza, l'attribuzione del premio di Non maggioranza. sappiamo ancora qual è di preciso il piano di maggioranza, mi scusi. Su questo No, non non lo sono sappiamo, non d'accordo lo con lei. sappiamo e questo è Ma è ovvio, è oggettivamente, una bozza. Sappiamo che ci Francesco, sarà. scusate, Discutiamo Francesco, del pre-crimine, immaginiamo il delitto prima che È venga commesso. previsto Io nelle norme, è ho costituzionalizzato il premio di maggioranza per la prima volta ed è un unicum. Oltretutto, Sì, ma non tenga sappiamo qual è. presente, le faccio un altro No, no, esempio, appunto, e questo è due brutto. schieramenti, facciamo Sì, è brutto. gialli e verdi. Ti fermo, I gialli perdono le elezioni, prendono meno voti dei verdi, ma hanno un candidato premier che prende più voti e quindi vincerebbero loro le elezioni e andrebbero loro al governo. Ora, se tutto questo vi sembra razionale, non è Allora, ideologia, è proprio razionalità del modello Maurizio che manca. Deve essere Maurizio Molinari discusso dal punto di vista tecnico. ci lascia fra pochi minuti. E, secondo te.